pomeriggio, una serata di controlli, quante pattuglie sono state messe in campo e quanti uomini? Allora, come Polizia di Stato abbiamo messo in campo circa 10 pattuglie divise tra volanti e squadra mobile che hanno collaborato a questi controlli che abbiamo fatto unitamente all'ASL e alla Polizia Municipale, svolti abbiamo detto nel corso del pomeriggio e sono proseguiti anche nella notte per controllare sia esercizi pubblici aperti appunto nel pomeriggio come possono essere le macellerie o i bar, ma sia esercizi che tengono aperti in orari notturni per effettuare queste verifiche che per parte nostra chiaramente hanno interesse sotto il profilo della pubblica sicurezza in ordine ai titolari, agli avventori per eventuali provvedimenti di competenza del questore in termini di sospensione di licenze. Tra l'altro avete trovato, anche colto sul foto, una banda di sudamericani dediti agli scippi. Sì, diciamo che il grosso numero di pattuglie messe in campo ha permesso chiaramente anche di effettuare questo intervento su segnalazione di questo gruppo di cittadini sudamericani. Siamo riusciti a bloccarne una che ha numerosissimi precedenti, che abbiamo quindi già deferito all'autorità giudiziaria. Stiamo ultimando ulteriori accertamenti per verificare quali altri fatti possono essere attribuiti a questa banda di scippatori.